Ecco un'immagine dell'edificio della nuova questura che sorgerà sulle ceneri dei palazzoni degradati del condominio Serenissima in via Anelli. Se la skyline di questo angolo tristemente noto alla cronaca nera della città da più di 3 anni è cambiato dopo l'abbattimento degli stabili verdi, con l'affidamento della progettazione alla F&M Ingegneria di Milano, che sarà sottoscritto lunedì dagli uffici comunali, si parte con la fase dello sviluppo di spazi. Due gli edifici, 12.000 metri quadrati nel complesso, che saranno il perno della nuova questura, uno basso a forma organica destinato all'utenza, uno più alto destinato agli agenti. Tra i due edifici una piazza pedonale che sarà usata per la convivenza e aperta alla città. Adesso con il questore, con tutti i suoi funzionari e col gruppo nostro verrà definita esattamente la questura, però è motivo di vanto perché verrà fuori una bellissima opera. Quello che abbiamo presentato sono linee guida. Adesso operativamente vengono definiti gli spazi, dove è la mensa, dove sarà operativa, dove è questo, dove è l'altro. Abbiamo scelto il team di progettazione della nuova questura di Padova in via Anelli. È un team di grandi professionisti, non solo dal punto di vista architettonico, ma anche dal punto di vista della realizzazione di un edificio che sarà un'immagine nuova di quel quartiere, ma sarà anche un edificio dall'impronta ecologica moderna, quindi un edificio sostenibile, un edificio molto funzionale. Quindi diciamo, il team da oggi inizia a lavorare, avrà un anno di tempo per una grande progettazione. Un progetto che il comune stazione appaltante sta realizzando fianco a fianco con il Ministero dell'Interno. È un progetto, quindi non andiamo su un qualcosa di già realizzato e dove dobbiamo adattarci, ma dove appunto si terrà conto sia delle esigenze proprio, no, dei poliziotti che vi lavorano, ma anche e soprattutto dell'utenza. Noi siamo uffici che abbiamo molteplici front office, quindi dall'ufficio passaporti, l'ufficio licenze, l'ufficio armi, l'ufficio immigrazione, quindi andremo anche a studiare quelle soluzioni che permettono di rendere al meglio il servizio ai cittadini. Completata la fase progettuale entro il 2025, la nuova questura sarà consegnata alla città nel 2029.